È la seconda giornata dell'autunno alle Bettole e la sabbia di Varese esalta i gentleman e le amazzoni. Nella corsa che ha aperto il convegno il mercoledì delle Bettole ha vinto Andrea Besana in sella a You Are Serious, maschio baio di 7 anni, un vecchione. Complimenti per questa vittoria, Andrea. Grazie mille. Ecco, se ci vuole raccontare questa corsa. No, niente, lui, come sanno gli appassionati, è esperto di questa pista e soprattutto della sabbia qui a Varese. Distanza era ottima, andatura giustissima per lui, ha seguito facile, anche se era al 100% della condizione, era un cavallo un po' più brillante, però gli ha fatto comodo anche avere qualche punto di riferimento davanti. Poi venendo al largo, quella sabbia un attimino un po' più scorrevole, l'abbiamo portata a casa. Quindi non era proprio al top della condizione, eppure ha ottenuto un brillante successo. Sì, non pensavamo di correre così bene, però si è rilevato che comunque lui, Varese gli piace, quindi... Bene, e ad Andrea Besana piace Varese? Insomma, parliamo di questa pista, dei ricordi... Sì, io qui ho fatto un esame di gentleman, la mia prima vittoria e tutto, quindi per me, diciamo, Varese è il mio luogo di nascita, quindi direi che è sempre piacevole vincere a Varese. Ecco, ricordiamo un po' la carriera di Andrea Besana, che ha la licenza dal 2012, come si è avvicinato a questo sport meraviglioso, e ci racconti un po' anche le prime monte, le prime volte a cavallo. E allora, io non ho mai praticato questo sport, che cioè l'ippica, ma montavo maneggio a casa proprio all'amichevole, e poi ho iniziato a praticare lo sport dell'horseball, e durante una partita all'ippodromo di Novi Ligure ho conosciuto un ragazzo gentleman che è Marco Traverso e mi ha dato l'aggancio giusto per poter iniziare la mia carriera qui a Milano. E da lì è partito tutto. In 6 mesi ho fatto la patente e siamo qua. Ecco, vorrei che Andrea Besana raccontasse anche com'è la vita da gentleman. Innanzitutto, qual è la sua professione, che cosa fa nella vita, perché i gentleman e le amazzoni non sono professionisti, come sappiamo, e come si allena, perché comunque dovete mantenere un peso e dovete fare una vita sana. Allora, siccome è dilettantistico, non è professionista, il mondo gentleman comunque il peso è un attimino un po' più facile da gestire. Io non lo faccio di lavoro, monto 2 o 3 volte a settimana quando mi va bene. E, vabbè, io faccio il falegname e da 2 anni che ho ritirato l'azienda Ornella Prosperi, e quindi i cavalli non c'entrano proprio assolutamente niente, diciamo. Il mio passatempo del sabato e la domenica è montare a cavallo, tutto lì, però il mio lavoro non è assolutamente questo, è passione, proprio passione dall'inizio alla fine. Passione dall'inizio alla fine, ci diceva che ha ritirato l'azienda di Ornella Prosperi, quindi un grande marchio che ha griffato le giubbe dei Fantini da sempre. Esatto, adesso siamo a gestirla io e mia sorella. Da 2 anni stiamo lavorando discretamente bene e stiamo vedendo di riportare alto il Made in Italy, sia in Italia che all'estero. Non è facile, però ce la stiamo mettendo tutta. In questo mercoledì di sole all'ippodromo Le Bettole irrompe il sorriso solare di Sara Del Fabbro, giovane allieva Fantina di 21 anni che ha vinto la seconda corsa con Green Zone.
Complimenti, è la sesta vittoria. Ciao a tutti, è un piacere essere qui a Varese e oggi ho montato la mia prima vittoria a Varese. Sono emozionatissima con Green Sun, una cavallina molto interessante che Bruno ha appena acquistato. Nuova, l'ha vista, ha già corso più volte, si è piazzata al debutto e poi non ha più dato grandi risultati e Bruno allora l'ha intravista, ha visto qualcosa in lei e le ha cambiato la distanza e sui 1000 metri oggi ha avuto la fortuna di montarla a Varese. Abbiamo celebrato a Mondo Galoppo la tua prima vittoria italiana a San Siro con Sopran Fernanda e oggi siamo stati testimoni della tua prima vittoria alle Bettole. Com'è correre in questo ippodromo e soprattutto una corsa sui 1000 metri che sono velocissimi ma sono anche molto particolari, non sono 1000 metri in pista dritta ma 1000 metri che partono dalla retta opposta, c'è una curva e subito l'arrivo. Per me Varese è un ippodromo fantastico, molto interessante e per quanto io adori Milano, trovo Varese un ippodromo più tattico di Milano, perché Milano mi dà l'impressione in cui vince il cavallo migliore, il cavallo più pronto, perché hai una retta molto lunga a Milano e quindi chiaramente hai tutto il tempo, non rischi di rimanere dietro i cavalli, di rimanere chiuso e nulla. Invece Varese la trovo un po', va un filo più d'astuzia forse, servono cavalli veloci e sicuramente cavalli molto agili nel fare le curve, come Green Sun oggi ha dimostrato di riuscire bene a curva stretta, non avere problemi a trovarsi comoda. Invece ci sono altri cavalli, sempre di qualità, che fanno un pochino più fatica delle volte in curva, magari fanno un po' fatica a stringere così, quindi corrono forse meglio a pista dritta a Milano, dove un cavallo deve avere comunque sia un gran cuore per fare 1000 metri dritti e andare così forte. Sara, tu hai vinto la seconda corsa in Italia sabato scorso a Milano, sempre con Sopran Fernanda, e l'hai dedicata a noi di Mondo Galoppo, come ci avevi promesso. A chi dedichi questo successo alle Bettole? Questo va sicuramente a mio padre Giuseppe, che è anche il mio più grande fan, mi ha sempre seguita, sfortunatamente ora non può per via del Covid, le porte sono a porte chiuse, però sono sicura che ora è attaccato al televisore a esultare e saltare come un matto. Bene, grazie Sara, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Dall'ippodromo Le Bettole è tutto, gli appassionati di ippica potranno seguire Mondo Galoppo venerdì alle 21.05, sempre su Rete 55, gli appassionati di sport potranno continuare a seguire 55 Sport ogni mercoledì alle 20.20 su Rete 55. Grazie per l'attenzione e arrivederci.